Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Emanuela 94, che mi chiede di parlare del film di Massimo Della Mano La polizia chiede aiuto del 1974, su sceneggiatura dello stesso regista, con una bellissima fotografia di Franco Dellicolli, un ottimo montaggio di Antonio Siciliano e le musiche stavolta veramente ottime di Selvio Cipriani e Mario Adolf tra i protagonisti, Cassinelli, una splendida Giovanna Ralli a fare il sostituto procuratore. La storia è questa: trovano una ragazza, Silvia, una minorenne impiccata in una casa. Tutti pensano a un suicidio, viene dato in mano appunto a questi due investigatori interpretati da Cassinelli e ad Adolf la possibilità di capire che cosa è successo. Sembrerebbe un suicidio, sembrerebbe nulla portare ad altro, quando in realtà si apre poi una pista di prostituzione minorile legata a una scuola, e di lì poi tutto quello che metterà nel mezzo politici e tutto quello che succederà in questo film. È un film molto particolare, perché siamo delle fronte a un film che mescola il poliziesco, il film sociale e il giallo, e funziona abbastanza bene in tutti e tre, pur non essendo un capolavoro, è uno di quei classici film che secondo me hanno proprio della forza, prima di tutto in questi attori. Adolf è clamoroso come al solito, come tutti gli altri, anche Cassinelli molto bravo, ma Adolf è veramente di un altro pianeta. E poi ripeto, il montaggio è ottimo, il ritmo è giusto, le musiche sono belle, e è un film poi che abbonda in nonostante lo stato sociale che vuole dare, insomma, l'attacco a un certo tipo di istituzioni e tutto il resto, però è un film che non disdegna il genere, anzi, il thriller giallo dell'epoca all'italiano viene portato avanti da un bel po' di sprazzi di sangue che all'epoca erano niente male. I nudi si sprecano, ci sono dei sederi qui che valgono da soli la visione del film. E poi uno di quei classici film con quel tipo di titolo, La polizia chiede aiuto, che sa molto di poliziottesco proprio di terza categoria, e invece no, qui siamo di fronte proprio a un poliziesco contro cazzi, un noir di denuncia che funziona tantissimo, anche perché la denuncia allo Stato, la denuncia a certe cose, comunque seppur non pesantissima all'interno della trama, perché si punta anche a altro, appunto effettacci, nudi e tutto quello che il genere vuole, però innesta anche questo senso appunto di realismo all'interno di una narrazione così particolare, dove poi troveranno anche la figura del figlio di uno dei commissari, che è molto bella questa ragazzina proprio come descritta, e anche tutto ciò che gira intorno a questo tipo di giro di prostituzione minorile. Insomma, è molto interessante da scoprire, è un film che ha un ottimo ritmo, girato benissimo, bella musica, e quindi cosa vi posso dire di più? Un tempo sapevano fare i polizieschi gialli alla stragrande, film che, ripeto, in questo suo mescolare attraverso il noir puro chiaramente, però questo giallo che si mescola al film di denuncia sociale, che si mescola anche per certe soluzioni a poliziesco, per me risulta veramente molto 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 interessante. La mano comunque era un buon regista, e va detto, ha fatto anche degli altri ottimi gialli. Intanto il link lo metto qui sotto, La polizia chiede aiuto, e potete cercare di trovarlo, perché comunque è un acquisto per chi ama il poliziesco e il giallo italiano, indispensabile. Per me è uno di quei film che da ragazzino guardavo 6.000 volte, sia per il sangue che da voyeur puro mi faceva sempre divertire, e sia anche per le donne nude che erano roba dell'altro mondo, ma era anche inconsciamente l'idea di guardare un gran bel film, perché poi piano piano con gli anni tanti film con i nudi e col sangue l'ho buttati via perché non sapevano di un cazzo. Questo La polizia chiede aiuto, ogni volta che lo guardo invece mi dà proprio la sensazione di essere un film di quelli più riusciti, di quello che poteva anche sembrare all'epoca, anche probabilmente a chi l'aveva fatto. Adesso è un cult assoluto, su questo non c'è assolutamente nessun dubbio. Iscrivetevi al canale, mi piace, donate su Patreon, fate tutto quello che dovete fare per far felice e Frusciante, e insomma, e poi soprattutto scoprite il cinema di Dalla Mano, e questo La polizia chiede aiuto, perché è comunque un poliziesco molto particolare nel panorama italiano, e che a me personalmente piace a bestia.